Leggevo che l'Italia è isolata. Penso che non siamo mai stati così centrali e così ascoltati come in queste ore. Era il 10 giugno 2018 e l'allora ministro dell'interno Matteo Salvini negava l'attracco alla nave ONG Aquarius con a bordo 629 migranti salvati nei giorni precedenti. È l'inizio della politica dei porti chiusi, una narrazione che ha caratterizzato la gestione del suo ministero fino alla fine del governo giallo-verde, il punto di forza della politica di Salvini. Non possiamo essere gli unici a fare quello che meritoriamente facciamo nel Mediterraneo, sopportandone costi economici e costi sociali. Se l'Europa c'è, batta un colpo adesso o taccia per sempre. La richiesta è chiara, l'Europa faccia la sua parte e si prenda carico dei passeggeri. Passati due giorni fu la Spagna a concedere un porto. Da quel primo episodio le crisi in mare sono state 25, porti negati e giorni a largo prima del via libera. Eppure molti di quei migranti nel nostro paese sono rimasti. I numeri dell'ISPI parlano di oltre 700 sui 1346 totali, ma la linea e la percezione sono rimaste chiare. Con Salvini in Italia non arriva più nessuno. Se qualcuno pensa di riaprire i porti, ha trovato il ministro sbagliato e il partito politico sbagliato. Can't touch this. Una linea che non cambia nemmeno con i due avvisi di garanzia arrivati al leader della Lega. Il primo, il caso della Guardia Costiera di Ciotti, il secondo, la Gregoretti, l'accusa sequestro di persona. Indagino chi vogliono, vengano a prendermi, sono pronto, li aspetto. Scampato il processo per il primo caso con il voto contrario in giunta per l'immunità, con il secondo è stato lo stesso Salvini a chiedere ai suoi di votare a favore. Adesso la decisione spetterà al Senato. Spero di essere chiamato in tribunale a rispondere del reato di difesa della sicurezza nazionale. Ma ecco arrivare una terza indagine, si riferisce ad agosto. Migranti tenuti 20 giorni a bordo della nave spagnola Open Arms. La differenza con gli altri due è che qui non stiamo parlando di una nave militare, ma di un ONG. È la prima volta. Ogni giorno arriva una nuova richiesta di processo per Matteo Salvini, quindi per me non sarà un processo, ma sarà una medaglia che mi invoglierà a lavorare ancora di più. Yo, I told you, you can't touch this.